Ciao ragazzi, sono le 8 del mattino e sono all'aeroporto qua a Melbourne, dove non c'è nessuno e sto partendo per Sydney. Ho avuto una discussione un paio di volte sul fatto che tutte le compagnie sono abbastanza simili se partecipano alla stessa alleanza e tutti mi dicevano che con Qantas si vola benissimo. Bene ragazzi, questo è stato l'aereo più sporco che abbia mai visto da quando ho iniziato a viaggiare, ok? Quindi ho avuto questo litigio qua che tutti dicevano: ma no, non ha mai provato Qantas, uno schifo, ok? Ma in compenso l'atterraggio per andare a Sydney è stato tra i più belli che abbia mai visto. Si vede tutta la città e la costa, quindi è veramente magnifico. Ragazzi, la mia spalla è terribile con lo zaino. Se guardate, pienissimo, c'è nessuno, cioè sono solo io. Sono qui al terminal appunto domestico di Sydney. Sono appena arrivata, ho preso tutti i miei bagagli e adesso andrò in centro. Ci sono 23 gradi oggi e farò una delle cose più magnifiche di tutte. La metropolitana di Sydney mi è piaciuta tanto, ha questo gusto retro con queste appunto piastrelle color crema e verdi, e quindi era veramente molto molto carina rispetto alla metropolitana a Melbourne, e mi piacciono veramente quando le stazioni della metro sono ancora così di vecchio gusto. La fauna è diversificata in Australia, e pensate un po', questa è la mia prima volta che vedo questi uccelli dal vero, non ci sono a Melbourne. E ragazzi, sono appena uscita dal Bridge Climb, ecco, vi faccio vedere qua, ho preso anche il diploma. Questa cosa che volevo fare era nella mia bucket list e ho scalato l'Harbour Bridge today per $198. Era in offerta al 35% in meno del solito. I biglietti costano tantissimo negli ultimi anni, possono arrivare anche a $400 per un biglietto o anche di più, e sono stata fortunatissima perché a causa Covid tutti i prezzi sono ribassati e c'è meno gente del solito, quindi ho prenotato il biglietto quando sono arrivata qua in aeroporto, praticamente a Sydney, e c'era ancora posto, cosa che prima del Covid non si pensava neanche. Guardate qua, lo vedete il ponte? Vi porto sotto adesso. Guardate, vi faccio vedere che c'è la gente che sta tornando dal tour. Li vedete che camminano appunto sulla passerella qua. So, praticamente partite da là, fate tutta la passerella e poi dopo arrivate lì ai piloni e salite, e si sale fino in cima appunto dove c'è l'arco. E proprio qua sopra, sotto al pilone principale dell'Harbour Bridge, esisteva un forte. Come vedete, ci sono ancora i resti qua nel parco. E questa zona, proprio qui sotto al ponte, è stata dove c'è stato il primo appunto insediamento, proprio qui a Sydney, nella baia. Quindi è una cosa molto interessante. Tutto questo è stato detto nel tour, logicamente, ragazzi. Ed oggi era una giornata perfetta, magnifica, per salire sul ponte. Anzi, adesso che sono le 6 di sera, io ho freddo col vento. Ragazzi, il mio climb è stato da là, vedete, da lì sono andata avanti, 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 sono salita fino all'arco dove ci sono le due bandiere, abbiamo attraversato il ponte e siamo riscesi dall'altro arco e siamo ritornati indietro.
guardate che belle queste panchine, ragazzi, dorate, sono bellissime, riflettono col sole. Guardate, questo è il mio tramonto. Bam, 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 bam. La stanza da 8, tutta per me. Grazie, Kobe. Bene, ragazzi, siamo alle 9 del mattino all'aeroporto internazionale di Sydney. Come vedete, pienissimo. Tenetevi forti, pronti, pronti. Questi sono tutti i voli internazionali che partono dall'Australia oggi. Sono pochissimi, non ci posso nemmeno credere. Ragazzi, inizio ad essere veramente emozionatissima. Adesso che sono all'aeroporto ho veramente realizzato che sto andando in Giappone per un anno e questo è quello che voglio fare da quando più o meno avevo 12 anni e finalmente ce l'ho fatta a riuscire a pagare una scuola per un anno in Giappone e anche durante una pandemia sono riuscita ad andare e sono veramente felicissima in questo momento ma anche terrorizzata un po' perché la situazione in Giappone non è tanto buona e sarà un po' difficile trovare lavoro, penso, in questo momento. E mi serve assolutamente un lavoro. E ragazzi, dalla mia panchina dove sto aspettando il tramonto qui a Sydney, vi ringrazio per seguire i miei video, ci vediamo alla prossima e ci vedremo dal Giappone naturalmente. Grazie ragazzi, caffè e cappuccini, ciao ciao!